adesso mi limito a fare un saluto a tutti gli intervenuti, gli enti, ne ha ringraziato il direttore culturale, quindi mi associo, questo non lo ripeto. Dicevo prima, scherzando, che bisognerebbe dire, far coincidere l'inizio dell'estate con la settimana dell'Adriatica, perché ogni anno questa settimana inizia anche in genere la stagione del grande caldo, per cui ne viviamo questo, il calore di queste prime giornate pre-estive. Porto il saluto della dottoressa Olivia Prendi, che è la sovrintendente della Soprintendenza Artistica di Emilia Romagna, ma anche direttrice dell'Archivio Tipologico, perché come sapete è in corso un'unificazione degli istituti, quindi ha questo incarico che la rende naturalmente molto impegnata, non potrà essere presente, ma teneva a che fosse fatto un saluto da parte sua, perché l'altro giorno parlando mi ricordava come quando una quindicina anni fa cominciò a essere messo in cantiere i progetti della settimana didattica, in qualche modo lei dice: mi sento di essere stata una di quelle che ha messo tra i primi il germe dell'idea di farlo nascere per raccogliere, coordinare in maniera più razionale tante esperienze che c'erano ma che non avevano trovato un luogo in cui anche essere messe a rassegna, a confronto. Quindi questo per dire quanto la dottoressa Prendi tenga questa iniziativa, insomma, quindi si dispiace di non esserci, ma voglia portare il saluto suo della sovrintendenza. Naturalmente, come per DBC, come per ANAI, questo aspetto della valorizzazione degli archivi storici, delle attività che vengono fatte negli archivi regionali, è uno degli aspetti che maggiormente interessano la sovrintendenza, ai compiti di tutela, che sono quelli classici, ma a cui si pensa tradizionalmente immaginando il lavoro della sovrintendenza archivistica, in realtà si aggiunge in maniera forte e molto significativa la volontà di valorizzare, quindi c'è un tentativo insomma di seguire gli archivi pubblici, gli archivi privati notificati, quindi che sono le esperienze regionali, cercando come possibile di favorire, di mettere in rete, di mettere a conoscenza degli esempi anche importanti che fanno i comuni, ma che fanno anche le scuole. Adesso non so se oggi ci sono tra di noi anche degli insegnanti, perché ci sono tante scuole che hanno gli archivi scolastici o che si appoggiano agli archivi comunali, che fanno esperienze di didattica molto interessanti e che sono un patrimonio abbastanza sconosciuto, diciamo, è un mondo molto spesso considerato un po' di serie B, queste attività fatte nelle scuole, che in realtà non hanno, in alcuni casi, secondo lei, mediare anche esperienze più significative, posto il fatto, naturalmente, fatto la misura del fatto che i ricercatori hanno un'età variabile, diciamo, tra i 10 anni e i 15-16 anni, naturalmente, quindi, fatto la tara a questo, sono comunque dei lavori molto spesso fatti con grande passione da chi li propone, anche per i studenti che lo fanno. Quindi sono contento che si faccia questa iniziativa, che come avete forse anche immaginato è stata pensata collocandoci, legandoci strettamente a Expo. È stato, devo dire, diamo Cesare perché di Cesare, Manuela Cristoli, Brunella Argelli, quindi sono soprattutto loro inizialmente a proporre questo filone, e quindi ci collochiamo in maniera, ci cerchiamo in qualche modo al tema dell'alimentazione. Con questo saluto da parte della sovrintendenza e passo a Luchini Pellucci.